droppa, ridroppa e gioca. E dai, e tira stavolta la palla. Ormai è un po' sulla bocca di tutti, un po' di variazioni al nostro mitico regolamento del golf, e tra cui c'è il nuovo metodo di droppaggio. Situazione molto delicata, hanno cercato di trovare qual è il modo migliore per droppare, arrivando con opzioni molto diverse l'una dall'altra, e alla fine hanno deciso, o almeno così sembrerebbe, hanno deciso che dal 2019 si dropperà la palla nel caso fosse finita nelle aree di penalità, oppure bisogna droppare per qualsiasi opzione eccetera. Palla persa, la palla dovrà essere droppata da altezza ginocchio. Eh sì, allora intanto ti faccio subito una domanda che è la prima che mi è venuta in mente. Tutto questo cambiamento delle regole fondamentalmente è stato giustificato dalla ricerca di una velocità di gioco maggiore. Questa, secondo te, è realmente un cambiamento che porta a velocizzare il gioco? Allora, la velocità di gioco la vogliono incentivare in questo caso cercando di limitare quanto più possibile i doppi droppaggi, quindi il fatto che la palla rimbalzando vada a rotolare per più di due bastoni, va a finire di nuovo in ostacolo eccetera, e il quindi famoso droppa ridroppa e piazza. Esatto. E invece quindi adesso è droppa ridroppa e gioca. In teoria non ci sarà neanche più il ridroppo, o quantomeno ci saranno meno droppando ridroppo da più vicino al terreno. Avevano addirittura pensato di far droppare la palla da quasi altezza terra, quindi poche inch dal terreno, quindi piazzarla, era poco più che piazzarla, poco più che placé. Disquisizioni però poi hanno portato al fatto che veniva meno quella che è la aleatorietà del droppaggio, quindi il fatto che la palla cadendo potesse rotolare in situazioni favorevoli o sfavorevoli al giocatore. Allora no, ho optato per questa via di mezzo. Non si droppa più altezza spalla, ma si droppa altezza ginocchio, quindi un po' più vicino. In teoria la palla rimbalzando meno forse andrà un po' meno nei guai, si ridropperà un po' meno volte. E ci tocca dare una considerazione. Ti dico le mie. Vai. A me, sinceramente, tutto quello che lascia comunque un po' di aleatorietà e è uguale per tutti, non lo vedo un grosso problema. Anche perché il suo ginocchio è tanto così da terra e quindi lui è solo che è avvantaggiato. Anche perché io, essendo tappo tipo, praticamente piazzo. Piazzerò, anzi. E poi un'altra cosa, mi sono figurato che cosa hanno pensato i giocatori quando si è passato dal famoso droppaggio dietro la spalla, che era fatto perché non si potesse vedere o almeno visualizzare bene il punto di atterraggio ipotetico della palla dopo il droppaggio, a un droppaggio invece permette di guardare frontale o laterale ad altezza spalla. Immagino che tutti avranno gridato allo scandalo, esattamente un po' come stanno facendo un po' tutti vecchi giocatori, principalmente, nei quali ci mettiamo anche noi, che ormai è quasi 40 anni che bazzichiamo. Tu no, perché non hai ancora 40 anni, però l'idea era quella. L'ordine di grandezza purtroppo è quello. La data di uscita di questo video non avrò ancora 40 anni. Però il capello bianco ci frega. E quindi probabilmente fra qualche anno, dopo qualche anno dall'adozione di questo nuovo metodo di droppaggio, ci saremo abituati e quindi sarà normale. Un droppaggio normale. Diciamo che in queste revisioni delle regole ne vedo altre un po' più borderline, che sarà un po' più difficile far adottare mentalmente a giocatori un po' più old style. Io su questa regola ti dirò che avevo molte perplessità proprio in termini di velocità di gioco sul droppaggio quasi rasoterra. Immaginavo già queste persone che vagavano nell'area di droppaggio a cercare il ciuffetto ideale, 40 minuti per fare un mini drop, invece droppare altezza ginocchio abbastanza veloce. Sì, alla fine posso quasi stare in piedi e lasciare cadere la palla, quindi non è un problema. Ma ti dirò di più, il droppaggio prima ancora era nettamente diverso, quindi si è andato da un droppaggio pre anni 80 dietro la schiena, ma alle origini c'erano alcune tipologie di droppaggio, chiamiamole al momento fantasiose, diverse dal normale. Un droppaggio era altezza testa, non so come, l'ho solo letto, quindi non ci sono reperti archeologici video su come cosa intendessero per altezza testa, davanti, dietro, far cadere la palla dalla testa, non lo so. Probabilmente la tenevi in equilibrio e poi una cappucciata. Ma c'erano anche delle situazioni in cui la palla veniva rimessa sul tee. Se la palla andava a finire in un ostacolo d'acqua, poteva riessere posizionata sul tee. Si parla ancora del 1800, quindi probabilmente era un conetto di terra per tenere sulla palla, e giocata da lì. Quindi se la palla fosse finita in situazione di fuori limite o altro, andava droppata. Se la palla fosse finita in acqua, andava piazzata. A pensarci adesso è stranissimo, è alienante la cosa, eppure la regola originale era questa. Quindi secondo me ci abitueremo molto velocemente. Sì,
volte, secondo me, come questa, secondo me sarà molto veloce. Anzi, ti dirò di più, ogni tanto io vedo già fare dei droppaggi dove la palla, diciamo, un po' scarsa voglia dopo essere finita in acqua, diciamo, il braccio non è che si alza proprio del tutto fino all'altezza spalla, braccio teso all'altezza della spalla, è più un faccio cadere la palla dalla tasca e la metto lì, che tanto va bene lo stesso. Quindi diciamo che questa regola non inficerà tanto il gioco, secondo me. Voi cosa ne pensate? Preferite il droppaggio tradizionale braccio altezza spalla, oppure vi piace il droppaggio altezza ginocchio, o avreste preferito il droppaggio altezza raso terra, oppure direttamente la piazziamo e vi andare, o magari qualche altra formula, lanciamo la palla per aria verso il green, che magari è anche meglio, cioè non senza avvicinarsi alla buca, ma cercando di avvicinarsi, sì, il più possibile alla buca. Se ti avvicini poco, rifai. Fateci sapere qui sotto che tipo di droppaggio preferite. E ci sta!